si è inaugurata venerdì 14 marzo 2014 presso la Galleria Spazio 23 di Piera Cavalieri a Genova la mostra Acque Interiori di Rolando Marini. L'esposizione presenta una selezione di opere a colori in bianco e nero al tratto stampate da Antonio Amanta e rimarrà aperta al pubblico fino all'8 aprile 2014 in vico dietro il coro della Maddalena 23 a Genova. Spazio 23 ha scelto di mettere in mostra Acque Interiori di Rolando Marini perché ci propone un altro modo di guardare, di osservare il paesaggio. E quindi un altro modo di vedere, di guardare, di osservare il paesaggio. È un paesaggio che ci costringe a fermarci, a soffermarci e a vedere oltre. Questo lavoro, Acque Interiori, è nato sulla base di una lunga esperienza di frequentazione di un lago, il più grande lago dell'Italia centrale, il lago Trasimeno. Ma il mio lavoro non vuole parlare del lago Trasimeno e delle sue specificità, per quanto siano molto importanti. Piuttosto vuole parlare di un archetipo del lago, un lago che diventa il lago. E quindi io cerco di astrarre dalle specificità del luogo. E in questo senso ritengo che il lavoro sia specificamente ageografico, cioè non abbia un riferimento preciso in una regione precisa, in un luogo preciso. Appunto perché io voglio proporre un atteggiamento che di fronte al paesaggio cerchi una forma di astrazione, fino a raggiungere la meditazione. Per questo ho cercato di proporre nelle mie opere al destinatario lo stesso atteggiamento che io stesso ho avuto nel lavorare per questa mostra: indugiare, soffermarmi, cercare di capire, osservare e ascoltare. E quindi un atteggiamento lento, non fugace, di fronte al paesaggio. Questo mi sembra particolarmente importante in un'epoca in cui la fruizione stessa del paesaggio può essere improntata a una velocità, ad una fretta che non consentono di capirlo. Ecco, questo sforzo di comprensione è innanzitutto il punto di partenza, ma anche il punto di arrivo e la proposta che io faccio al destinatario fruitore. Quindi una particolare esperienza estetica del paesaggio, che significhi cercare di immergersi, ma soprattutto di essere aperti all'inconsueto, all'inaspettato, andare al di là di ciò che è scontato, di ciò che nel nostro immaginario può essere ovvio e già visto. In questo senso bisogna dire che la società dell'immagine, la società dello spettacolo ci porta ad avere degli stereotipi del paesaggio stesso. E nel mio lavoro io cerco di andare al di là. Un aspetto ulteriormente importante è la fusione tra elemento antropico e elemento ambientale naturale. In questo senso c'è da dire che il lago Trasimeno offre degli spunti assolutamente eccezionali, perché in questo lago vi sono sedimentati nel corso dei secoli aspetti dell'attività umana che sembrano veramente fusi, connaturati con l'ambiente. In particolare mi riferisco ai pali che servono per sorreggere le reti dei pescatori, che sono diventati nel mio lavoro un soggetto particolarmente importante. Ecco, questa fusione tra elemento antropico e elemento naturale è un oggetto di particolare interesse. Però anche in questo caso, di questo aspetto, io ho cercato di indagare l'elemento immateriale, stare per dire metafisico, proprio perché il paesaggio cerco di indagarlo in questa dimensione e quindi non ho assolutamente intenti di tipo descrittivo né tantomeno di investigazione etnoantropologica.